Bene, siamo tornati in patria. Da cosa si evince? Dalla postazione, ok? E dal freddo. Non sono più in maniche corte, braghe corte. Un po' mi dispiace, però comunque bisogna ritornare ancora più focus perché là è stata veramente bella, un'ottima esperienza. Però mi ha fatto capire ancora di più di quanto io devo spingere per raggiungere ancora di più obiettivi più alti, ok? Quindi, visto che comunque ho pensato anche vari casi studio, altre cose da portare all'interno del canale. Oggi arriva quello che è una cosa molto 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 interessante, vista sotto news con Audi USD, ok? Un bel trade, un bellissimo trade fatto in molto poco tempo, ok? E adesso a livello pratico ve lo porto sviscerato nel dettaglio. Noi adesso ci vediamo nel video e alla fine. Allora, devo ammettere che questa fa abbastanza male. Preso un bel trade subito, però dopo lo spread non mi ha graziato e chissà che dalla community sa benissimo di cosa sto parlando, ok? Preso, short da qua, sceso a tipo 15 secondi, ok? Preso questo short e poi c'avevo il long da qui, ok? E adesso sapevo che comunque questo se lo rimangia tutto, ok? Questo era un bellissimo ping pong. Fatto in questo modo era praticamente, non so, forse un 12 più un altro, era praticamente un 20% in 1, 2, 3, 4, 5 minuti, ok? Solo che qui c'è stato questo problema. Non me l'ha aperta per lo spread, mannaggia. Cosa si dice in questi casi? Grazie mercato, it is what it is e si aspetta il prossimo. Devo dire che un setup come questi che ci si è presentato capita raramente, questo è molto importante da dire, raramente. Però se si è preparati correttamente, quel momento raro si riesce a sfruttare al massimo. Praticamente qui, Audi USD, eravamo il mercoledì, ok? 22 febbraio alle 5 circa. Metagrafico, è noto una cosa che io di solito vado a operare, che vado a tradare. Sapete bene la strategia, all'interno del canale abbiamo trattato più e più volte. Infatti ho ricevuto molti feedback. Vediamo che da questo punto il mercato va a creare quello che è un minimo più basso rispetto a quello precedente, e da qui ci crea un altro minimo ancora più basso rispetto a quello precedente. Però una cosa interessante che andiamo a vedere è che da questo punto, visto che era il nostro ultimo punto di dominance, quindi coloro che avevano creato l'ultimo minimo, se andiamo a segnarcelo, vediamo che da qui c'è stata la rottura della dominance. E io quando ho la rottura della dominance dico, ok, aspetta un attimo, fammi vedere un po' nel dettaglio cosa è successo, fammi scavare. E vedendo questo punto qui, nota come abbiamo una, due candele con le wick sullo stesso livello, e quella successiva, quindi questa, crea un massimo e un minimo leggermente più alto rispetto a quello precedente. Quindi qui questo significa che diventerà tutta liquidità, da statica anche dinamica. E la domanda che io mi vado a fare in questo caso è: qual è la candela istituzionale che mi sbilancia la liquidità? È questa qua. Quindi io me la vado a segnare. E se andiamo a vedere a livello di strategia, dopo che c'è stato il cambio dominance, nessuno è ritornato qui dentro. Quindi io volevo anche essere un pochino più preciso e sono sceso anche ai secondi per vedere. E nel specifico, vediamo che a 30 secondi, doppio minimo perfetto, candela istituzionale. Quindi questa è quella candela che mi attraversa, ok? Questa candela qua è composta per, se andiamo a vedere, è mista, diciamo. Quindi io vado a prendere l'apertura, così almeno sono più tranquillo. Punto di interesse, stop loss, poi da piazzare qua dentro. Ok? E questo era il mio setup, il mio long che volevo andarmi a prendere in questo modo, inizialmente. Ok? In questo così, fa. Per poi andare a rialzo. E il mio punto di target, vedendo quello che stava succedendo anche a sinistra, visto che il prezzo da questo punto, nota come aveva creato questo box, aveva fatto fatica a partire a ribasso, abbiamo avuto una, due rifiuti, abbiamo avuto tre, ok, anche qui, è esitato sempre sulla stessa zona, e il prezzo cos'è che è andato a fare? È andato a spaccare tutto con violenza. Bene, però qui avevo visto un'altra cosa, molto interessante. Abbiamo avuto la formazione di altra liquidità. Vedi tutta questa zona di liquidità dinamica, e avevo questa candelina qui, che cos'è? La nostra candela istituzionale. E in questo caso, vedi che abbiamo avuto creazione dell'ultimo massimo, rottura. Domanda: qual è la candela istituzionale che mi sbilancia la liquidità? Questa?
Ok, quindi noi andando a segnarci tutti i vari aspetti, quindi liquidità, abbiamo la nostra candela istituzionale. Adesso io ti faccio una domanda. Com'è questa candela istituzionale? È piena. Quindi, essendo piena, questa candela qua io mi vado a prendere il 50%. Cosa significa? Che mi aspetto un test della zona di almeno il 50%, dato che comunque ci sono grossi volumi contenuti qui dentro. Quindi, questo è il mio punto di interesse. E questa era la mia zona di stop loss. E ora arriva la parte interessante. Perché una persona può dire, però, Costina, è un long, è uno short. Come ti comporti in questo modo, sapendo che c'hai zona di interesse e zona di interesse? Bene, molto semplicemente, in base a quello che va a prendere prima il mercato, vado a posizionarmi o long o short. Mettiamo caso che arriva qui dentro, so che posso spostarmi fino alla prossima zona di candela istituzionale, perché le zone di candela istituzionali sono quelle che hanno veramente un altissimo livello di probabilità di darci reazione. Ovviamente questi sapete bene che non sono consigli finanziari, ma sono soltanto qui per dare uno scopo educativo, però io vi invito a provare e testare questa cosa qui, perché fidatevi che se trovi la candela istituzionale quella corretta, una reazione te la dà più che volentieri. E io ti consiglio di provarlo e fammi sapere anche nei feedback, nei commenti e anche magari su Instagram, dove vi invito sempre a seguirmi per quello che vado a postare, gli aggiornamenti, anche su quello che è comunque il canale Telegram per seguire quello che vado a fare ogni giorno. Ok? Quindi questa è la nostra zona. Io cosa che ho detto personalmente? Bene, dove arriva prima mi vado a posizionare così posso andare da un punto all'altro, fare un ping pong. Ok? È successo che il prezzo da questo punto è arrivato a creare un massimo più alto e poi adesso voglio darti qualche tip in più, ok? Perché sebbene che a me piace portare valore, differenziarmi anche dagli altri creator su YouTube e portare un qualcosa di aggiuntivo. Vedendo che c'era questo movimento, però non sono andati a prendere la nostra candela istituzionale, la maggior parte delle persone dice, ok, da qui sta ripartendo rialzo. Quindi tutti che comprano, e cos'è che fanno? Andando a comprare, vanno a mettere lo stop loss dove? Lo vanno a mettere qua sotto e lo vanno a mettere qua sotto perché credono che questo livello qua sia stato chiuso, cioè non ha senso. Dicono, però adesso è partito, guarda, prova. Cioè non, non, mi sono perso il trade, ti parte la FOMO, giustamente. Il prezzo cos'è che fa? Da qui però inizia a comprimersi parecchio. Ok? Guarda cosa succede. Per questo noi dobbiamo sempre stare attenti e cercare le zone più estreme. Qui dentro è successo che il prezzo è andato a sbilanciare il livello e da qui però abbiamo avuto anche una bella reazione. Cosa succede? Che, come siamo sotto news, il mercato tende a comprimersi molto perché ha bisogno di liquidità ancora di più ed è ancora un po' più, diciamo, delicato e da stare molto più attenti. Però, lo stesso, questo livello qua mi ha attestato la mia zona di candela istituzionale? No, quindi anche questo qua per me di conseguenza diventerà un punto di liquidità, okay? Che ovviamente vado a tenere attenzionato. E adesso che sta andando sopra, cos'è che faccio? Mi aspetterò la reazione da qui per andare magari a ribasso e da qui poi vediamo come si comporta. Molto semplicemente il prezzo poi da qui aveva fatto quella che era un'induzione, quindi questa qua noi possiamo segnarcela perché vedi che effettivamente va a chiudere la prima struttura, però non va a prendere la nostra zona di candela istituzionale, quindi questa qua noi la consideriamo come induzione da parte del mercato. Bene, si avvicina sempre di più comunque quello che è l'orario delle news che era alle 20. Ok? E cosa succede? Inizia a comprimersi per bene e anche qui nuovamente ci avviciniamo su quelle che sono le 24, prezzo che continua a comprimersi, guarda come fa la stessa identica cosa, però anche qui fa finta di partire come qua, però opposto. Quindi le persone cos'è che dicono? Adesso però sembra che stia partendo a ribasso su questa zona perché c'è chi trada supply e demand, compro e vendo. Ok? Stessa identica cosa, qui si va a accumulare liquidità, che andiamo a vedere che è molto carina, ok? Triplo massimo, perfetto, uguale con quest'altro massimo qua, ok? Quindi abbiamo zona sopra, abbiamo zona sotto, e quindi diciamo che adesso uno dice, adesso cosa faccio? Cosa posso combinare? Molto semplicemente mancava veramente poco, ok? 19, 58 e 30 secondi, e io ero posizionato personalmente. Così, ok? Quindi qua mi aspettavo la reazione dal mercato sul 50% della candela istituzionale con questa cosa, ok?
target volevo andare fino a qua sotto, ma anche questo mi bastava. Però nel dettaglio poi, ovviamente, cos'è che avevo visto? Questo doppio minimo, quindi mi sarei accontentato anche semplicemente di questo doppio minimo, seguendo la strategia, ma senza andare a cercare quel rapporto di rischio-rendimento speciale. E poi l'altra operazione era questa, andare long da questo punto, magari fino a qua. Okay? Quindi adesso non so le news dove li va a disparare prima, okay? Però posso fare una proiezione futura. Questo era il mio possibile setup. Bene, cosa è successo? Che da qui, andandolo a vedere anche a, guardiamo il grafico 15 secondi, andiamo a vedere attentamente candela per candela, 19 e un quarto, 19, 59 e 45 secondi, 20. Con questa candelina qui, il prezzo ha sparato prima a ribasso, quindi andando a ribasso adesso il prezzo comunque, solito tendente a prendere tutta la liquidità che ha lasciato, perché vedi che è molto lento il prezzo. E con questo movimento qua così forte rialzista, la gente cos'è che è disposta a fare? Comprano e vanno a mettere gli stop loss qua sotto, perché giustamente te dici, ma guarda che candelone, ok? Qui di nuovo pullback, la gente si posiziona. Cosa succede? Prende il setup. Bene, siamo dentro, ok? Da questo punto qui, il prezzo cos'è che ha fatto? Un paio di candele, e vedendo questo movimento qua fatto con le news, le persone dicono, ma adesso ho buttato fuori chi comprava, bene, adesso vendo perché guarda come sta andando veloce. Bene, quindi qua si va a accumulare liquidità, perché abbiamo visto che se fa un movimento con la news, molto spesso se lo rimangia abbastanza velocemente. E poi da qui arriva con quello che è il primo target. Quindi dalle 20 e 30 secondi alle 20, 1 minuto e 45 secondi, quindi in 1 minuto e 15 secondi, è saltato fuori un 1-12, ok? Molto semplice. Seguendo quella che è la strategia. Poi ci sono certi tecnicismi, altre cose aggiuntive che ovviamente vado a trattare anche in chiamate più approfondite, ok? Però per quello che viene spiegato anche su YouTube, questi possono essere applicati, ok? Fatto questo, bene, io felice di aver preso il setup, aspettavo adesso il long. E andare long fino dove? Long, il mio target era l'ultimo massimo fatto dalle news, perché viene la maggior parte delle volte, e ti consiglio di provarlo, sbilanciato ulteriormente. E quindi questo era il nostro primo, così abbastanza facile. Arriva sulla zona, prende il setup, e poi cosa succede? Che da qui tutte le persone che vendevano, che hanno messo lo stop loss qua sopra, ovviamente adesso cosa hanno fatto? Andiamo a comprare, compriamo, compriamo, compriamo. Tutti che comprano sbilanciano dall'altra parte, e ovviamente quelli che vedono questo movimento qua cosa fanno? Adesso faranno la stessa identica cosa mettendo lo stop loss qua sotto e avanti. E qui, secondo te, dopo cosa è successo? Dopo aver preso liquidità, prima quella sopra, quindi hanno sbilanciato, sono andati sotto, e da sotto sono andati sopra? Da sopra adesso dove andranno? Sotto, esatto. Perché ovviamente c'è tutta la liquidità che il mercato è andato a prendersi. Quindi questa è l'importanza del target e del selezionarsi quelle che sono le zone. E se andiamo a vedere quello che è successo praticamente nell'arco di dalle 20 e 30 secondi, fino alle 20 e 6, ok? Alle 8 e 6, quindi in 5 minuti e 30 secondi, poter saltarti fuori praticamente un 20%, ok? Applicando quelli che sono i concetti. Io personalmente ho preso soltanto lo short, il long non mi ha preso con lo spread, perché anche sotto notizie lo spread va a alzarsi un pochettino, quindi potrebbe dar fastidio ed è sempre meglio andare a considerare all'interno di quello che è setup. Però qui veniva fuori un qualcosa di molto, molto, molto interessante. Buono, allora, stato carino, no? Come sempre, cerco sempre di portare i concetti esplicati nel modo più semplice possibile, in modo che anche tu possa capire e applicare quello che è lo stile operativo. Mi fa molto piacere perché tanti ragazzi, davvero tanti ragazzi, mi stanno mandando feedback su feedback su feedback e stanno applicando la strategia e stanno ottenendo risultati anche semplicemente dai video che porto su YouTube. Quindi questo mi fa molto molto piacere e dato che comunque mi date questa fiducia, io cerco sempre di ricambiarla con contenuti sempre più qualitativi all'interno del canale. Adesso comunque porteremo altre cose, prossimo in programma, in teoria adesso vediamo, sarà quella che è la formazione sul mindset, molto molto importante, forse cruciale per quello che è il successo di ogni trader e come sempre io vi invito a lasciare like se vi è stato utile il video, a iscrivervi al canale, a seguirmi sui vari social, Instagram, a Telegram, tantissimo, molto molto importante perché sapete bene che lì una volta al mese facciamo sempre una chiamata formativa, gratuita, aperta a tutti, dove facciamo casi studio e interazione live, quindi domande, dubbi, perplessità
che vi possono sorgere durante quelle che sono magari la visualizzazione dei video, potete chiedermeli e li risolviamo direttamente in live insieme. E per il resto io vi saluto, vi ringrazio come sempre per la fiducia e ci vediamo nel prossimo video. Bye!